Sì, dunque, è successo che questo ministro, il ministro Lollobrigida, ha tirato fuori un decreto legge che praticamente inibisce la pesca sportiva, perché portare a 50 ami con la situazione che c'è oggi in mare è come non calarli, insomma, questo è quanto. Noi pensiamo che siamo di essere di fronte alla solita vessazione nei confronti degli amanti del mare, perché metodi per, cioè, noi crediamo che il ministro avrebbe fatto bene a studiare una legge più appropriata che avesse coinvolto un po' tutti, professionisti, sportivi, studiosi del settore, le associazioni sia culturali che ricreative ed anche quelle professionistiche, cioè, e adottando dei sistemi che potevano comunque ridurre l'impatto della pesca senza proibire praticamente agli sportivi di andarsi a godere una giornata in mare calando un palamito nella speranza di prendere un pesce. Ora, quello che attribuiscono al palamito sportivo ci sembra piuttosto pretestuoso. Partano dal discorso del catch and release, che sarebbe il rilascio del pesce vivo sotto misura. Può essere, ma questo vale sia per gli sportivi che per i professionisti. Questo se lo sono dimenticati, evidentemente. Poi, per risolvere questo problema bastava inserire una misura di ami più grande, e come si sa, amo più grande impedisce di far abboccare il pesce più piccolo. Oppure anche i recenti ami Silk Hook, che anche questi contribuiscono notevolmente a questa cosa. Un'altra critica che fanno al palamito è dovuta al fatto che con 200 ami si possa raggiungere abbastanza velocemente, cioè si possa superare abbastanza velocemente il limite dei 5 kg imposto per legge per la pesca sportiva. Io la vedo piuttosto ottimistica questa cosa, perché conoscendo il mare non ci credo proprio assolutamente. E tuttavia si poteva fare un discorso più generale, e invece di andare a 50 ami scendere magari a 100 per pescatore e non più di 200 ami a barca. Questo ci sembrerebbe un discorso un pochino più sensato. E in ultimo, il discorso della vendita illegale. Vabbè, vendita illegale può darsi, ma noi, e comunque anche qui un buon sistema sarebbe quello come hanno adottato in Corsica: far tagliare la pinna caudale inferiore al pescato, e quindi diventa difficile poi piazzarlo sul mercato, e comunque diventa anche controllabile per le forze dell'ordine. Però quello che secondo noi è molto importante è che il ministro avrebbe dovuto, cioè dovrebbe insistere di più su un discorso di controlli, perché i controlli da noi sono carenti, controlli e inasprimento delle pene pecuniarie, perché basta fare un salto in Corsica, cercare di fare i malandrini in Corsica e vedrai che ti passa la voglia sicuramente, perché se ti prendono te lo riordi per anni. Quindi questo è qua. E poi soprattutto anche un sistema di riconoscimento delle imbarcazioni, che oggi da 10 metri fino a 10 metri le imbarcazioni non hanno numeri, non hanno niente, sono anonime. Quindi quantomeno una numerazione, meglio sarebbe una targa, diciamo, come fanno in Francia, una targa, e così la barca diventa riconoscibile anche nell'eventualità di una fragranza o qualcosa del genere. Però qui si va un po' più sul difficile, un sistema di geolocalizzazione obbligatorio. Questo è più o meno il senso del discorso.